Momento suggestivo e solenne. Ad Ortona, il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, ha visitato la città in occasione delle celebrazioni legate alla solennità liturgica di San Tommaso. Una presenza importante per Ortona, felice di averlo accolto in una chiesa aggrimita, lo ha sottolineato Monsignor Emidio Cipollone, arcivescovo di Lanciano Ortona, nel discorso di accoglienza. L'accogliamo con gioia e siamo felici che lei sia qui stasera insieme con noi. L'ultima strofa dell'inno dei Vescovi in onore di San Tommaso dice che Ortona è felicissima della custodia dell'unico apostolo Tommaso, anche se Roma è felice perché possiede due principi che la guardano dall'alto, Pietro e Paolo. Alla gioia immensa di custodire Tommaso, noi questa sera vogliamo aggiungere la gioia perché custodiamo, anche se per poche ore, la sua presenza in mezzo a noi. Il cardinale Parolin, soffermandosi con i giornalisti, ha parlato di pace in riferimento alla visita del cardinale Zuppi a Mosca. L'attività del cardinale Zuppi si è concentrata sugli aspetti umanitari e soprattutto sulla questione dei bambini, no? Di questi bambini. Sembra che ci sia stata anche un'apertura da parte delle autorità russe, il fatto che abbia potuto incontrare due volte il suo interlocutore governativo e poi la signora l'Ombudsman che si occupa dei bambini è un segno positivo. Speriamo che si possa. Naturalmente, oltre a essere un tentativo di risolvere un problema, che penso è un problema umanitario fondamentale, vorrebbero essere dei passi verso un cammino di pace. Visto che arrivano i migranti, si parla di solidarietà e qui il grande culto per San Tommaso, qual è il messaggio che lancia da Ortona? Il messaggio, ma io direi che il messaggio è quello di Tommaso, dell'Apostolo, e cioè di annunciare il Vangelo. Ecco, noi siamo chiamati come cristiani ad annunciare il Vangelo e a viverne fino in fondo le conseguenze, ecco, perché non basta annunciare il Vangelo con la parola, bisogna annunciarlo con la vita e con la testimonianza. Certamente l'aspetto dell'amore, della solidarietà è l'aspetto caratterizzante del Vangelo. Prima della celebrazione della Santa Messa, il Cardinale ha inaugurato insieme a Monsignor Cipollone il busto in marmo di fine Novecento dedicato al Cardinale Federico Tedeschini, cittadino onorario di Ortona. Il busto è stato ricollocato nella cappella all'ingresso della Concattedrale, dopo essere stato ritrovato nel cortile retrostante la Basilica. Poi la visita al Museo Diocesano, dove il Cardinale ha apprezzato le varie opere e gli è stata mostrata l'opera di maggior rilievo presente nell'Istituto Culturale. Ha poi messo la sua firma sul registro delle presenze e gli è stata consegnata una moneta commemorativa relativa all'Apostolo Tommaso. Momento toccante, quando il segretario di Stato Vaticano ha pregato dinanzi agli spogli dell'Apostolo Tommaso.